Hi Marcello, looks like you've progressed quite a bit since the last time we saw you. Your work is really coming along. It's so fantastic. Ciao Natalie. Sì, sto realizzando il disegno dello sfondo. Ho deciso di fare soltanto il disegno nello sfondo perché poi voglio dipingerlo. Can you tell us a little bit about the elements and the structure or the composition of the work? Ma sto rappresentando la scena di Adamo ed Eva e è importante per me in questa scena mettere in evidenza la figura di Eva, che è la protagonista, ma nella mia creazione non è la protagonista negativa come viene spesso o quasi sempre rappresentata, cioè è lei che cede alla tentazione. Voglio realizzare un Eva che rifiuta la tentazione, che rifiuta, però è sempre lei la protagonista. Adamo quindi è una figura secondaria, secondo me, che sta sullo sfondo, è importante per la composizione, i due elementi che stanno uno di fronte all'altro, con la mela nel centro, quindi è importante per la composizione, ma a livello della mia sensazione, di quello che voglio io rappresentare, sarà secondaria la sua figura. Quindi finirò la figura di Eva in maniera molto, molto definita, molto classica, e sarà lei la protagonista e tutto il resto verrà dipinto. And what about this sneaky snake? He's really looks like he's up to something, and the leaves are very interesting too. Do you want to say a few words about that? Ma le foglie sono realizzate imprimendo un attrezzo. Ho tagliato una mia vecchia stecca e ho realizzato una forma che possa rappresentare delle foglie e poi le imprimo. È un modo per non dover fare foglia per foglia e anche per essere un po' più libero nella composizione, un po' più dinamico. And I guess if you wanted a different shape, you would create a tool that had a different end and you would use the same method. Certo, quando lavoriamo l'argilla bisogna avere l'idea che per realizzare quello che vogliamo abbiamo bisogno degli attrezzi adatti, e gli attrezzi adatti non esistono in commercio, bisogna realizzarli da noi, secondo quello che dobbiamo fare, realizziamo l'attrezzo di cui abbiamo bisogno. Well, the work is really fantastic, and we really, really look forward to getting back in touch with you to see how you're progressing. What do you think the next step for you will be at this point? Adesso devo concentrarmi sulla figura di Eva, finirò la figura di Eva e poi il primo passo, la realizzazione del modello sarà finita. Dopodiché, una volta cotto, andrò a finire anche la pittura. Certo, So you will be adding color to the disc, to a certain, sorry. sarà una transizione fra la tridimensionalità, il disegno e la pittura. Fantastic. So we'll touch base in a few days and see your beautiful work again. Thank you so much. Grazie.